creazione del registro unico regionale dei tumori. Lo abbiamo fatto anche attraverso risoluzioni, interventi anche in commissione. Siamo arrivati al punto che questo registro tumori è stato inserito, seppur secondo noi con ritardo, all'interno di una legge, la legge 9 del 2007, che riguarda la fusione dei due ospedali nel Reggiano. Quindi secondo noi la scelta è stata un po' infelice da questo punto di vista, perché non era sicuramente al 100% attinente con l'argomento, però apprezziamo il fatto che sia comunque stato istituito per legge. Il problema è che poi da giugno 2017 non è stato dato seguito a questa disposizione, quindi il registro rimane ancora su carta. Ecco perché interveniamo quest'oggi nuovamente in aula, proprio per sollecitare questa attuazione. Lo riteniamo, come abbiamo già sostenuto diverse volte, uno strumento fondamentale, oltre che per il monitoraggio, anche per attività sicuramente di prevenzione e di pianificazione sanitaria, fermo restando che, come abbiamo ricordato diverse volte, il registro tumori di Bologna non è mai esistito, e quindi a maggior ragione bisognerebbe fare in fretta e recuperare anche i dati del passato. Ecco perché con questa risoluzione chiediamo di dare corso alle previsioni normative nel più breve tempo possibile, in virtù anche del fatto che si sta andando avanti su quelli che sono progetti per noi non condivisibili su Bologna, come il passante di mezzo, che noi cercheremo di bloccare in tutti i modi possibili e a qualsiasi livello, perché come tutti sapete porterà 10.000 veicoli in più all'anno e quindi peggiorerà dal nostro punto di vista la qualità dell'aria, e anche questo avrà una ricaduta appunto sulla salute dei cittadini. E a maggior ragione chiediamo che questo strumento fondamentale appunto per sotto tanti punti di vista venga istituito e venga dato corso a quella legge che abbiamo approvato a giugno del 2017 nel più breve tempo possibile. Mani favorevoli? Contrari? Astenuti? Risoluzione approvata.